Nel Vangelo di oggi preso da Luca, al capitolo 12, dal versetto 13 e seguenti, leggiamo: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». A Gesù viene chiesto di fare da arbitro in un contenzioso relativo a questioni di eredità tra due fratelli. All'uomo che pone la domanda: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Stava a cuore garantirsi l'eredità, perché in essa vedeva la soluzione di tutti i problemi della vita. È una situazione che si ripete oggi e di frequente. I beni vengono messi al primo posto e oggi più che mai, di fronte ai soldi, ogni fraternità va a farsi benedire. A Gesù sta a cuore far capire che la vita vale più di qualsiasi bene, che essa non dipende da ciò che si possiede. Il Vangelo di oggi viene a ricordarci che la nostra vita non dipende solo dall'avere, ma dall'essere e dall'amare. L'avere finisce, l'amare resta per sempre. Ecco perché Gesù dice: «Tenetevi lontani da ogni cupidigia», perché la cupidigia, la voglia di accumulare ricchezze, è come uno scalino che fa salire verso la vanità, fino all'orgoglio, credendosi importanti e potenti. Il discepolo di Gesù è chiamato a servire il Signore unico e non con la ricchezza, e a fare della sua vita un luogo di condivisione. E allora il vero deposito da riporre non è nei granai di questa terra, ma nei granai del cielo, che producono vita e vita eterna. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.